che alla fine della vita il morto veniva bruciato e inumato. Per i tipi di inumazione differenti e per gli oggetti posti a corredo di queste tombe possiamo dire con certezza che questo è un cimitero da qui fino all'altro lato che abbraccia 8 secoli. Meravigliosi 8 secoli. Ci racconta lo sviluppo della... E come questi morti stanno tutti qua? Si sono accavallate, si sono sovrapposte, quelle più in basso sono di epoca sannitica, poi sono arrivati in successione epoca etrusca, dove l'urnetta cineraria si differisce dalla precedente perché ainda tenen in volgere la cassa di zingo, no? Sapete quando i nostri, malauguratamente i nostri morti fuori all'estero arrivano via Piaggio Aereo, arrivano in Dagaci, e poi c'è l'urnetta cineraria che oltre all'urna tenne pure un contenitore di zinco e viene sigillato, quindi il morto veniva chiuso sempre con una serie di oggetti intorno, e in base agli oggetti che si ci mettevano intorno si riesce anche a decifrare le eventuali provenienze o appartenenze. Ho chiamato dottoressa, sì,